Oggi è la settimana europea del movimento, il capofila in Italia è l'Unione Italiana dello Sport per Tutti, l'UISP, che oggi ha cercato di convincere la maggior parte di parlamentari a non prendere l'ascensore e fare movimento, perché movimento, salute, sport, eccetera, eccetera. Successo? Successo. Ci facciamo dire in quanti hanno aderito, insomma, e anche di quali partiti, dal presidente dell'International Sport and Culture Association, nonché deputato del Partito Democratico, Filippo Fossati. Fossati, buonasera. 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 Ascensori deserti a Montecitorio? Non no, proprio. Il bilancio. L'anno prossimo. Com'è andata, Fossati? Allora, è andata bene, nel senso che la Presidente della Camera ha aderito in modo entusiasta all'iniziativa. Con l'entusiasmo della Boldrini, composto e... Ma poi lei è donna in forma, si vede che fa le scale su e giù. Composto al punto che lei non ha concesso molto, ha detto: io faccio oggi come faccio sempre, vengo al Parlamento a piedi e salgo sempre le scale. Quindi per me è un giorno come un altro, ma lo voglio comunque festeggiare, perché voi gli date il suo significato e quindi sono con voi, ma niente di più della mia solita attività. Comunque va bene. Beh, portata a casa, certo. Senta, è vero che lei ha fatto un tweet, è stata sommersa da, dice, ma che insomma, non hai altro da fare, ma vai saltella. Insomma, c'è avuto un primo quarto d'ora di improperi e poi invece una grande maggioranza, perché poi Twitter, come tutti i social network, è il luogo in cui ci si manda a quel paese, il a priori della rete, sempre affettuoso, sì. Il saldo finale però è stato positivo, hanno capito che era un bel messaggio. Senta, no, posto che noi invece ci crediamo che il Parlamento debba dibattere le questioni globali, ma poi debba interessarsi anche tutte, la questione dello sport per tutti, una di queste, chi ha aderito alla giornata senza ascensore a Montecitorio? Allora, abbiamo avuto ministro Giuliano Poletti. Poletti. Ci ha fatto anche due palleggi improbabili, data la stazza, ma insomma... Ma dei palleggi con il testo dell'articolo 18 accartocciato o con un pallone? Esatto. Ma sulle scale, salendo e scendendo le scale, questo è virtuosismo. No, è la piazza antistante Montecitorio, un po' in discesa, ma... Ha palleggiato e poi... Palleggiato, Poletti, e quindi va bene. No, non rida, Fossati, è l'organizzatore lei. Mi ridò un contento. Va. Molto invece, sempre invece tra i senatori... Abbiamo avuto dei pezzi forti dello sport, uno perché è stato un pezzo di storia, Franco Carraro, che è tuttora, oltre che essere di Forza Italia, è un membro del Comitato Olimpico Internazionale. Quindi anche lui allenato, insomma. E Giuseppa Idem, che è una garanzia, diciamo, perché lei è allenata davvero. Certo. Quando la avvicini vedi che insomma... ha una bella muscolatura, se ti dà un cazzotto ti stende, insomma, ma non è dalla... non lo volevo dire. No, abbiamo detto. Rosa Maria Di Giorgi, che è un'altra senatrice, insomma, loro ci hanno fatto una visita, il senato è anche più lontano, sono venute apposta per... E poi una coppia straordinaria, perché Alessandra Bencini, che è un'infermiere, ha detto, come si dice noi a Firenze, una scala al giorno leva il medico di turno. Polemica. Solo che quello che era accanto a lei, altro senatore, fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle, Romani, dice, ma veramente io sono un medico. E quindi hanno litigato. Senta, il Movimento 5 Stelle, abbiamo letto che ha aderito anche Fico. Sì, Fico. Invece ha aderito anche Civati, che però non ha proprio il fisico di quello che fa sport. Vabbè, ma non è vero. È scattante. Però ha il fisico di quello che rompe l'anima, ma senza fortuna. È scattante. Però è bello perché... sulla fascia. È anche sulla fascia a sinistra. Che facciano su e giù, si può discutere, insomma, in ascensore poi c'è quell'imbarazzo un po' brutto, invece facendo le scale c'è modo di risolvere anche i problemi politici. Sì, perché poi come ci si affatica un po', e allora l'animo si stende, no? Certo, come no. Non è più eccitato e quindi si riesce a recuperare una certa tranquillità. Fossati, ma quanti piani ci sono a Montecitorio?
Quante scale si possono fare? 5? È un bel labirinto, perché è anche sfalsato, quindi da una parte sono 3, dall'altra parte 4. Lei quanto tempo ci ha messo, Fossati, dopo essere stato eletto a non perdersi tra gli ascensori, le scale e i corridoi di Montecitorio? Non sono ancora in grado. Ah, si quando perde? Rimaniamo qui dopo le 9, a fare qualche riunione, chiudono la totalità degli ingressi, ce n'è solo uno che rimane aperto. Ritrovarlo. In quel caso è trovarlo un problema e si cammina. Questo è. E quindi lei cammina nella notte, potrebbe trovare Di Battista delle Volte 5 Stelle che fa un pippone epocale. Sì. Fossati, no, per farci i fatti suoi, lei è del PD di Firenze, renziano a mille? No, credo di essere uno dei pochi che sono del PD, che stimano Renzi, mamma mia, lo conosco, è una persona, un amico, diciamo. Ma non sono renziano. Non è renziano? Sono uno dei pochi non renziano. Ah, ma era la direzione del partito? L'ho seguita in streaming anche lei. Fossati, che cosa meravigliosa. Cosa fa questo fine settimana che per lei, come per tutta la Camera, comincia adesso? Ma se faccio il conto di quante riunioni ho nel territorio mio, sono tante. Tante. Si va a discutere e anche qualche riunione sullo sport. Ma senta, ma lei ci sa dire se c'è qualche partito un pochino più sportivo degli altri? Insomma, non so, il Partito Democratico mi è bello allenato, perché a vederli così forse Forza Italia è un po' più tonica. Un po' più tonica, no? Sono un po' più palestrati, no? Ma non direi, ci sono gli estremi. Sono gli estremi. C'è il bodybuilder e c'è il bodybuilder, ecco. C'è l'ex campione di canottaggio, c'è qualche figura molto, e c'è invece lo stile califano che non permette, diciamo, certo. La tutina aderente. Fossati, l'idea che esista un parlamentare del PD eletto in Toscana non renziano ci lascia stupiti, ma la salutiamo lo stesso. Arrivederci. Per lo spazio dato a questa giornata, è stata una bella giornata. Hanno preso tanti impegni, abbiamo preso tanti impegni, quindi tra un anno saremo crudelmente messi alla prova, come in tante altre questioni, anche sulle politiche dello sport. Ci risentiamo, arrivederci, sport per tutti. Arrivederci, anche noi scendiamo giù a piedi oggi. Io scendo sempre a piedi, sempre a piedi, lei con l'ascensore, quei tacchetti che ha. Hai ragione.